Zipnews.it, le notizie nel modo più veloce. Zip News Sport. Una buona giornata dalla redazione sportiva, in studio Giulia Guerrini. Apriamo con Pechino 2022. Mattarella ha consegnato oggi il tricolore ai portabandiera azzurri designati per le cerimonie d'apertura delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali, ovvero Sofia Goggia e Giacomo Bertagnolli. I giochi olimpici si terranno dal 4 al 20 febbraio 2022, mentre quelli paralimpici dal 4 al 13 marzo. Calcio, i club di Inter e Milan annunciano il progetto scelto per il nuovo San Siro. Si tratta della cattedrale dello studio Populos, che prevede di essere al centro di un'area verde e moderna. Nelle prossime settimane saranno finalizzati i dettagli e gli sviluppi per la progettazione del nuovo stadio di Milano. Basket NBA, gli Atlanta Hawks senza Danilo Gallinari escono sconfitti contro gli Orlando Magic per 104-98. Vincono i Boston Celtics, mentre i Los Angeles Clippers si aggiudicano il derby californiano contro i Sacramento Kings, rinviata a causa Covid la gara tra Chicago Bulls e Toronto Raptors. Ancora calcio, si è chiusa ieri la 19ª giornata di Serie A, la Lazio vince a Venezia per 3-1, il Sassuolo si prende 3 gol in casa contro il Bologna senza metterne a segno nessuno. 1-1 Verona-Fiorentina e anche tra Roma e Sampdoria. Vince l'Inter a San Siro per 1-0 contro il Torino e anche il Milan per 4-2 contro l'Empoli. Perde invece il Napoli in casa contro lo Spezia per un autogol di Juan Jesus. Era l'ultima notizia, grazie per averci ascoltato e un augurio di Buon Natale. In regia, Rosario Perez. Zipnews.it, le notizie nel modo più veloce. Zip News Sport.